Siamo qui stamattina per un incontro su Anita B, che è un film di Faenza che è nelle sale cinematografiche in questi giorni. Ci presenta questo film Giovanni Ghiselli, che è un professore esperto soprattutto di latino e greco, ma intellettuale, studioso direi a tutto campo, a 360 gradi. Nel frattempo, mentre lui sta parlando, se volete, ci sono le immagini del trailer che potete vedere sullo schermo. Giovanni Ghiselli. Bene, allora adesso io vi presento questo film e anche altri film di Roberto Faenza e poi magari parliamo un po' del libro da cui è tratto il film, Quanta stella c'è nel cielo. Il tema è quello di una ragazza quindicenne, tra i 15 e i 16 anni, che è scampata ai campi di sterminio, no? E va ospite da una zia in un paese tra la Cecoslovacchia e l'Ungheria, vicino a Praga comunque, molti vicino a Praga, e si trova, il suo problema insomma è non dimenticare quello che è successo, elaborare questo dolore, no? E si trova in difficoltà perché i suoi parenti invece vogliono rimuovere, non vogliono ricordare. E allora questa ragazzina è costretta, insomma, si riduce a parlare dei suoi dolori, del suo passato che vuole capire, con un bambino piccolo che è figlio della zia. La zia è la sorella del padre che la ospita. E questa zia è un po' una donna non profonda, insomma, una donna un po' superficiale, un po' sciocca, un po' vanitosa, che è giovane anche lei, ha 25 anni, mentre la ragazza ne ha 15, vi dicevo. Che non aiuta questa nipote, insomma, no? E sta ragazza parla con un bambino piccolo, il figlio della zia, che però non può rispondere, non può dialogare perché è troppo piccolo, no? È infante. Infante vuol dire che non parla, no? Infans. E per giunta, no? Un'altra difficoltà è che questa ragazza imbastisce una storia d'amore con il cognato della zia, cioè con il fratello più giovane del marito della zia. Che è un farabutto in sostanza, no? Che la utilizza, la usa, poi quando lei resta incinta non vuole il bambino, vuole farla abortire e la porta da un medico a Praga perché la faccia abortire. Questo medico poi è una brava persona, quindi finge un aborto, in realtà non glielo pratica, che lei vuole il bambino, insomma, no? A lui, al ragazzo, dicono che l'ha fatta abortire, invece non l'ha fatta abortire, inoltre le dà i soldi che ha ricevuto dal ragazzo per farla abortire, le dà alla ragazza, la quale scappa e torna, riesce a salire su un camion che la porterà al mare, dove si imbarcherà per Israele, quindi tornerà, è una ragazza ebrea, naturalmente, no? Quindi la trama, in poche parole, è questa. Dopo lì c'è il motivo, ecco qui vedete alcune immagini, quella è la ragazza, che è un'attrice molto brava, si chiama Ellen Powell, non so quanti anni abbia, ma insomma dimostra, questo è il regista Roberto Faenza, che ho conosciuto, che è una persona in gamba, insomma, è bravo. La ragazza è molto luminosa, si vede che ha una faccia speciale, non è che sia particolarmente bella, ma è molto significativa e espressiva, no? Vedete, una faccia strana, insomma. Mi dà l'idea di delle ragazze dell'estremo nord-est dell'Europa, tipo Lapponi, estoni, finlandesi, vedete con quegli occhi a mandorla. Ed è una ragazza appunto sensibile, intelligente. Il suo bello è che il dolore non l'ha resa cattiva, no? Tutto quello che ha subito, ha visto la madre morire nel campo di sterminio, il padre lo stesso, lei è scampata per miracolo. E tutto questo non l'ha resa cattiva né sfiduciata verso la vita. Continua a vedere con gioia il sole, i fiori, la primavera che sboccia dopo un inverno lungo e tetro. E quindi è un bel insegnamento che dà noi, no? Nel senso, c'è un autore greco, si chiama Eschilo, che nell'Agamennone scrive «To pazza i mathos», cioè attraverso la sofferenza bisogna giungere alla comprensione. Con la sofferenza, noi l'italiano il pathos, il sentimento che può essere anche di dolore, no? To pazzi, con la sofferenza, mathos, la comprensione. Ecco, lei è una ragazza che ha sofferto e ha capito che
dal suo dolore che non bisogna infliggere dolore agli altri. Mi sentite? Mi sentite tutti anche laggiù in fondo? Se no venite avanti, ci sono dei posti. Ma mai capito perché i ragazzi aborriscono dalla prima fila, quando invece in prima fila si vede e si sente meglio. Io se posso, questo film per esempio sono andato avanti prima, mi sono messo in prima fila, con tutto che potevano anche cacciarmi, perché insomma prima fila si chiama diritto di proedria. Edra è la seggiola, no? È la cattedra, no? Quindi il proedria andava ai senatori nell'antica Roma, alle persone di riguardo, per cui perché non state in prima fila non lo capisco, però vabbè. E quindi qui vedete che questa è la ragazza, appunto la protagonista, questo è il ragazzo che invece nel libro e nel film è un farabutto, è un delinquente, perché quando la ragazza dice sono incinta, lui ha la spudoratezza di dire non sono stato io, tu sei un poco di buono e comunque devi abortire, e lei naturalmente da quel momento lo detesta, no? Lo detesta. Ecco, tenete conto, io faccio spesso riferimento all'antichità, perché insomma la mia base, il mio zoccolo duro è quello, il greco e il latino, la memoria, no? Appunto, il regista insiste molto sul fatto che non bisogna dimenticare, come la non dimentica la ragazza, però parliamo anche di questo ballo. E la memoria in Esiodo, che è uno degli autori più antichi, viene poco dopo Omero, quindi siamo nel VII secolo a.C. La memoria è madre delle muse, no? La memoria ha generato le muse con Zeus, e le muse significano la poesia, no? Quindi la memoria genera la poesia. Se noi aboliamo la memoria, aboliamo la poesia. Poi dalla poesia nasce la storia. Pensate, la storia, dice Giambattista Vico, che è il vostro eponimo, l'eponimo del vostro liceo, dice la storia romana ha cominciato a scrivere i poeti, no? E quindi Ennio, Nevio hanno raccontato le guerre puniche prima di Tito Livio e di Polibio. E allora se noi aboliamo la memoria, aboliamo la poesia, aboliamo la storia, e quindi restiamo come dei, non so, degli animali legati al piolo dell'istante, no? Cicerone diceva, non conoscere quello che è il nostro passato vuol dire rimanere bambini per tutta la vita. Rimanere bambini intellettualmente è peggio che invecchiare, no? Cioè, è carino rimanere bambini emotivamente, avere degli entusiasmi da bambini, ma intellettualmente bisogna crescere, no? E quindi, appunto, la memoria e la storia ci aiutano a crescere, ci danno coscienza di noi stessi. E senza memoria, senza la conoscenza del nostro passato, non abbiamo coscienza neanche di noi stessi, quindi non possiamo diventare quello che siamo. Pindaro dice: diventa quello che sei. Questo è molto importante per voi, no? Che alla vostra età cercherete l'identità, chi siete, cosa volete, cosa farete nella vita, no? Quindi la ricerca dell'identità credo che sia il compito più importante, più serio, più drammatico addirittura a volte che un giovane possa avere. E dopo, un po' alla volta, se uno ha il coraggio di guardare se stesso, di approfondire se stesso, trova la sua identità. Io ho trovato delle analogie tra queste ragazze e l'Antigone di Sofocle. L'Antigona di Sofocle è una ragazza cui il tiranno di Tebe, Creonte, vuole impedire di dare sepoltura al fratello Polinice, perché questo fratello ha combattuto contro la sua città. Quindi il comandante della città, Creonte, non vuole che questo ragazzo venga sepolto, ma Antigone dice: io sono sua sorella, lo voglio seppellire lo stesso. E va incontro alla morte per compiere questo che per lei è un dovere di coscienza, no? Fa parte della sua identità. Dice: io sono nata per condividere l'amore, non l'odio. Se vi incuriosisce qualche parola greca, fa utoi sinecta in alla sin filene fin, sono nata efin, no? La physis è la natura. Per amare insieme sin filene, creiamoci filo. Filosofia, no? Amore della sapienza, e non per condividere l'odio, e quindi appunto dà sepoltura al fratello, e non ha paura di essere diversa dagli altri. Anche questa ragazza qui non si perita di essere sola, di essere appunto diversa dalla zia, diversa dal ragazzo che pure ama, perché lei vuole sapere, vuole conoscere. E appunto anche Antigone dice: so di piacere a quelli cui bisogna che piaccia. Quando la sorella Ismene, che ha paura, dice: ma noi siamo donne, dobbiamo sottometterci, obbedire.
Signora, io appunto non ho, basta, mi basta piacere a quelli cui devo piacere, non devo piacere a tutti. E questo credo che per un giovane siano insegnamenti, questi siano insegnamenti molto importanti, no? Cioè non seguire le mode, non necessariamente, insomma, non adeguarsi al conformismo, non per forza, certo, se le mode ci sono congeniali, ci piacciono davvero, ci aiutano a sviluppare la nostra potenzialità, bene, perché poi la grande infelicità dell'adulto è sentire la discrepanza tra potenza e atto, no? Cioè la discrepanza tra quello che sai fare e quello che invece fai, no? Dici io potrei fare di più, allora lì sei felice. Quando invece fai quello per cui sei portato, che ti piace, che sai fare bene, allora sei contento. E questo è il motivo profondo dell'infelicità, no? Questa discrepanza. Dunque, qui vediamo qualche immagine, no? Questi sono gli spettatori Ok, che sì. fanno, vediamo qualche immagine, così commentiamo qualche immagine, poi vediamo delle parti che ho preparato. Sì, in pratica questo era un video con gli spettatori, il pubblico che aveva assistito alla prima e che quindi dava i suoi giudizi. Invece torniamo a Ecco, vedere. qui se vuoi fermare qualche immagine, così vi dico di che si tratta. Io l'ho visto già un paio di volte, ho parlato con il regista, quindi insomma sono abbastanza informato, ho letto il libro. Allora, ecco qui, fermo un attimo, qui è il momento in cui la ragazza riesce a partire, insomma, vuole tornare a Israele, no? Trovare le sue radici, trovare il suo passato. Poi vuole andare, dice cosa vuoi fare poi quando sarai là? Dice farò qualunque cosa per mantenermi anche la donna delle pulizie, però io voglio scrivere. Cioè questa ragazza ha, perché il libro è tratto da una autrice che è più o meno un libro autobiografico, no? Che poi in effetti questa autrice si chiama Edith Bruck di origine ungherese, il film è tratto da questo libro, è intitolato Quanta stella c'è nel cielo, che è un verso di Petefi, che è un po' il poeta romantico nazionale degli ungheresi. E allora questa ragazza vuole tornare, questa Edith Bruck, che è l'autrice del libro, vuole tornare in Israele per scrivere. Io voglio scrivere perché vuole appunto creare un mondo più bello di quello nel quale vive, no? Chi scrive vuole o capire il proprio passato o crearsi un mondo diverso da quello banale e insignificante nel quale vive. Quindi voglio scrivere e torna nella terra dei suoi padri per trovare le sue radici. Adesso tante volte anche noi, no, che tendiamo a imitare gli americani, dovremmo tener conto invece del nostro passato, delle nostre tradizioni e non disprezzarle, non abbandonarle. Cioè c'è questa assurda moda dell'usare l'inglese anche fuori di proposito, per esempio quando si dice i rumors, e rumors è una parola che deriva dal latino rumores, rumores è il pettegolezzo, no? So perché si debba dire rumors quando appunto abbiamo la parola latina, il latino è la nostra lingua nonna, no? La madre della nostra lingua madre che è l'italiano. E quindi appunto questo uso dell'inglese con disprezzo o abbandono delle nostre tradizioni è, secondo me, è sbagliato. Certo, conoscerlo serve, ma quando si parla italiano parliamo italiano, no? Casomai appunto appoggiandoci un pochino al latino. E quindi lei appunto torna nella sua data di origine e vuole scrivere, vuole trovare la sua identità, che ripeto, per un giovane è la cosa più importante, è la scelta più drammatica. Sapete, poi per quanto riguarda l'identità c'è un mito di Platone, nella Repubblica di Platone, alla fine c'è il mito di Er. Allora dice in sostanza che noi da morti ci troviamo in un luogo ultraterreno, no? Ultramondano, dove scegliamo la vita successiva, il demone, cioè il carattere che avremo nella vita successiva. E allora noi lì facciamo una scelta libera, non siamo costretti da nessuno. Quando rinasciamo, torniamo sulla terra, se dimentichiamo questa scelta e facciamo una vita troppo diversa dal demone, cioè dal carattere che abbiamo scelto, siamo infelici. Se invece ci ricordiamo qualcosa di questa scelta e siamo coerenti con tale aresis, no? Prendono tale scelta, allora possiamo essere felici, no? Quindi diventa quello che sei, diventa, e dice Pindaro, ed è bellissima questa frase, proprio la somma del suo pensiero educativo. In effetti questa ragazza vuole scrivere, è l'autrice che era lì al cinema, adesso è una donna che aveva 80 anni, l'autrice appunto è una che ha scritto, ha fatto quello da ragazza, diventata adesso un'anziana.
ha fatto quello che voleva fare e quindi immagino che sia contenta di sé. Vediamo qualche altra immagine. Sì, prima c'era l'immagine qui, la ragazza che si trova arrivata a casa, viene lavata perché insomma è arrivata anche poco pulita da un viaggio faticoso, difficile. Vedete, ha nel braccio il marchio del campo di concentramento. Insomma, siamo fratelli. È un altro personaggio del film dice perché a volte si odiano anche i fratelli. E infatti, tornando un attimo ad Antigone. Nell'Antigone di Sofocle ci sono due fratelli che si ammazzano anche nei sette. In parecchie tragedie greche si racconta la storia di Eteocle e Polinice che si ammazzano a vicenda, no? O pensate anche a Romolo Remo, no? Quindi l'uccisione tra fratelli si trova nel mito e anche nella storia, purtroppo. Allora, questo è no, il fratricidio, l'odio tra fratelli, è una cosa che va abolita, superata, capito perché succede, no? E infatti questa ragazza poi dà un messaggio di amore, eccetera. Poi il ballo, ecco, il ballo diceva anche Monio Vadia, che parla alla fine, quell'anziano col cappello, no? Che è un ebreo colto, intelligente, è un ebreo che non appoggia la violenza dell'attuale governo israeliano. Essere anti-israeliani non vuol dire essere antisemiti, essere contro. La prepotenza dell'attuale governo non vuol dire essere antisemiti, anzi, appunto, Ovadia è un ebreo che è molto critico verso il governo israeliano. E allora dicevo, il ballo è bello perché è un momento dionisiaco, no? Sapete cos'è il dionisiaco? Nella cultura greca il dionisiaco è il contrario dell'apollino. L'apollino è il principium individuationis, cioè essere se stessi. Volontà di potenza e trovare la propria identità. Dionisiaco invece è la comunione con gli altri. Allora, quello è un momento dionisiaco di comunione tra queste persone, di fratellanza. È molto bello, è fatto molto bene quella scena del ballo, una delle più commoventi. Poi dopo il medico che è una brava persona, appunto, che non fa questo aborto, che non pratica questo aborto, perché la ragazza non lo vuole, chiede alla ragazza, ma tu. Vuoi abortire? Dice no, è lui il mio carnefice che vuole farmi abortire. Allora qui c'è anche un discorso contro l'aborto, no? Contro la facilità con cui adesso si fa l'aborto. Ci sono tanti modi per evitare di restare incinta, no? Non bisogna ricorrere all'aborto come contraccezione, è una cosa orribile. E infatti la ragazza, avete visto, a un certo punto balla soddisfatta, contenta da sola, tenendosi la pancia, cioè dicendo il bambino l'ho salvato, il bambino me lo tengo, insomma, no? Con tutto che è stata messa incinta da un delinquente, però appunto il bambino lo vuole tenere. Anche questo è un messaggio che il regista vuole dare, secondo me. Poi dice l'emotività, uno degli spettatori diceva mi ha colpito l'emotività, ecco l'emotività che però non è distruttiva, l'emotività deve essere appunto un pathos che sia un elemento della ragione, anche il pathos deve essere un elemento del logos, della ragione, no? Deve essere concordare, potenziare la ragione, non distruggerla. Poi la musica l'abbiamo detto, ecco Monio Vadia dice io ho notato nel mio stagno perché sono decenni che mi occupo della cultura ebraica, appunto notare nel proprio stagno vuol dire sentire il benessere per le proprie radici, no? Sapere chi siamo, occuparci della nostra identità, della nostra cultura. Diceva prima la collega, la vostra professoressa, no? Che gli è piaciuta molto la frase diventa quello che sei. Allora ve la dico anche in greco così magari vi colpisce di più. Geno io oios essi, geno io diventa, oios quale, essi sei. Dialetto dorico perché anche il greco come l'italiano è un aggregato di lingue, di dialetti, insomma, no? Sentite che io ho una pronuncia diversa dalla vostra, parliamo la stessa lingua, ma io ho una pronuncia abbastanza diversa, con tutto che anche noi siamo in area gallo-italica, insomma, no? Noi fino a Pesaro, fino a Senigallia, anzi. E quindi appunto conservare, trovare la propria identità. Parla di un cast strepitoso, Monio Vadia, in effetti quella ragazza è di una bravura speciale, insomma, proprio illumina il film. Ha detto uno spettatore, quella ragazza dà valore a tutto il film. Ecco, queste sono le cose che abbiamo visto ora. Adesso, se volete, parliamo un pochino, un attimo degli altri film di Faenza per
avere una visione del regista. Dunque, un altro film interessante sostiene Pereira. Ho dentro un lungo commento, non so dopo se non riuscirò. Quello che non riesco a dirvi, se volete, ve lo mando per email gratis, ovviamente. Dopo vi do il mio indirizzo di posta elettronica, e quello che non riesco a dirvi, ve lo mando. Se siete interessati, mi scrivete, ve lo mando per email. Allora, in Sostiene Pereira, il tema è quello di un intellettuale, uno scrittore, un giornalista che fa dei commenti letterari e che sostiene, pensa, si tratta di Mastroianni, Mastroianni già invecchiato, ingrassato, malato anche, no? Si vede, sarebbe morto poco dopo tempo, non è il Mastroianni bellone della dolce vita, insomma, il farfallone della dolce vita. Allora è un vecchio intellettuale, vedovo, rattristato, senza figli, che sostiene che letteratura e politica sono cose distinte. Allora, è ambientato nel Portogallo della regina di Salazar degli anni 30, 1930, quindi un regime fascista che sta appoggiando Franco, che sta combattendo contro i repubblicani, con l'appoggio anche dei fascisti italiani. Insomma, questo scrittore, questo giornalista dice: io non mi occupo di politica, mi occupo solo di letteratura. Poi invece durante il romanzo di Tabucchi e durante il film di Faenza, ciao, capisce che la letteratura, insomma, non è scindibile dalla vita, capite? Che non ci si può sottrarre all'impegno politico, perché assiste poi al massacro, all'uccisione di un ragazzo che si opponeva al regime, no? Un ragazzo che lui voleva proteggere perché viveva in questo ragazzo una specie di suo figlio che non aveva avuto. Questo ragazzo viene ammazzato da una squadraccia di fascisti, appunto, dei bastonatori, dei picchiatori fascisti. Allora lui prende posizione e scrive un articolo di fuoco, poi deve scappare, in cui denuncia questo crimine, e capisce appunto che la letteratura, lo studio delle lettere, non può essere disgiunto dall'impegno politico. E guardate, qui mi viene in mente una frase di Tucidide. Tucidide ha scritto la storia della guerra del Peloponneso, V secolo a.C., che dice: noi ateniesi consideriamo chi non si occupa di politica non una persona pacifica, ma una persona inutile. Ecco, io quando facevo le scuole vostre c'era ancora un po' un residuo di fascismo e si diceva sempre: a scuola non si deve fare politica. E quando ho cominciato a insegnare ho trovato qualche difficoltà, perché invece la politica entra dappertutto, no? Anche se fai la guerra del Peloponneso, se fai Sofocle, è impossibile prescindere dalla politica, perché la politica vuol dire occuparsi della polis. La polis è la città, insomma, la polis è la comunità. No? E quindi se no racconti i fatti tuoi e questo non interessa a nessuno, no? Invece quando parli, se non parli in maniera soggettiva, fai sempre politica, parli della polis, di quello che riguarda tutti. E allora appunto questo vecchio letterato capisce che non può esimersi dall'impegno politico e scrive contro la violenza, insomma, no? Contro la violenza, che è un insegnamento che bisogna sempre dare ai giovani. Sentite, ho tanto altro materiale, ma se volete fare voi una domanda intanto su una cosa che non è chiaritissima, si può sviluppare una delle cose che vi ho detto. C'è qualche domanda, c'è qualche cosa che vi incuriosisce? No, allora vado avanti. Cercate però di raccogliere qualcosa da chiedermi, insomma. Allora, poi dopo c'è Iona che visse nella balena, un altro film di Faenza. Faenza, sentite dal cognome, è un ebreo, no? E quindi lui è incline a ripetere questo tema delle persecuzioni subite dagli ebrei sotto Hitler e sotto Mussolini. Allora, Iona è un bambino che visse nella balena, cioè è stato in un campo di concentramento e se l'è cavata. E allora appunto ne viene fuori poi anche lui con un'idea ottimistica, no? Un'idea positiva su se stesso che se l'è cavata e sulla vita, che poi aiuta chi ha il coraggio di sopravvivere al dolore, chi ha la forza di reagire al dolore e alla violenza, salve. E allora c'è una bella frase della madre, la madre che invece muore, la madre di questo Iona, come muore la madre di Anita, e dice: guarda il cielo quando ti trovi in difficoltà e impara a non odiare mai nessuno. Eh? E guardare il cielo appunto è un bel antidoto alla cupezza a volte delle nostre manie, no? Al nostro introvertirci troppo, a guardare sempre nel nostro cervello, nei nostri dolori, insomma, l'egoismo.
guarda il cielo e impara a non odiare nessuno. Questa è la frase chiave del Jonah che visse nella balena. Poi c'è prendimi l'anima. Prendimi l'anima, dice Faenza, può essere il prodromo di Anita B, cioè Anita B può essere considerata la continuazione di prendimi l'anima. Allora lì c'è la storia di una ragazza matta, una ragazza isterica, che viene curata da Jung, poi diventa l'amante di Jung. Sapete, Jung è uno dei padri della psicoanalisi, no? È stato un allievo di Freud, che poi si è spostato da Freud perché è andato molto a cercare l'inconscio collettivo, il mito, e così via. E anche qui c'è l'uomo che, insomma, non si prende la responsabilità fino in fondo di stare con la donna con cui ha una relazione. Lei vorrebbe un figlio, lui invece ha una vita tranquilla con una moglie, un altro figlio, una figlia, e non vuole complicazioni, insomma, e quindi lascia questa ragazza, la quale però non, anche qui c'è un'attrice molto carina, molto brava, molto espressiva. Anche questa ragazza non si scoraggia, non ripiomba nella malattia da cui è guarita, e anzi si mette, lei va nella Russia sovietica, questa ambientata negli anni 20, nella Russia di Stalin, e diventa direttrice di un collegio, di un asilo infantile, e elabora una sua pedagogia che consiste nel dare piena libertà ai bambini, cosa che Stalin riprova e le chiude poi l'asilo infantile. Ora, la piena libertà ai bambini forse adesso è una cosa che anche noi abbiamo rivisto, no? Io mi sono formato come persona nel 68, quindi allora appunto c'era questa idea dell'assoluta libertà e nessuna proibizione, nessun divieto. Adesso questa cosa invece l'ho rivista. Non credo che i bambini non debbano ricevere divieti, proibizioni e indicazioni dagli adulti, ma anche voi giovani, insomma, no? Avete bisogno di una guida, di qualcuno che vi diriga e qualche volta vi reprima. Questo sono convinto, per cui appunto non condivido del tutto questa impostazione di questa donna. Si chiamava Sibilla, poi un cognome ebraico che adesso non ricordo, e comunque insomma questa donna riesce a continuare a insegnare, e dopo viene uccisa dai nazisti, che hanno occupato, sapete, con l'operazione Barbarossa, hanno occupato parte della Russia, buona parte, e quindi viene uccisa. Però appunto conserva, dice, io vorrei una lapide sotto, attaccata all'albero vicino al quale verranno sparse le mie ceneri, su cui venga scritto anche io sono stato un essere umano, no? E quindi viene in mente anche qui Antigone, no? Io sono nato per condividere l'amore e non l'odio, anch'io sono stato un essere umano. E quindi queste sono le cose, insomma, questa è la filmografia un po' di Faenza. C'è sempre questo tema del cercare l'identità, di non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà, dal dolore. E questo credo che per voi giovani sia un bel insegnamento, insomma, perché dolori nella vita, difficoltà le abbiamo tutti, e non giustificano le persone, secondo me, che si lasciano andare alla distruzione, in particolare a quella degli altri, anche alla propria, no? Se mi permetti, Giovanni, ricorderei anche il film Alla luce del sole, che è praticamente una sorta Benissimo. di biografia di Don Pino Puglisi. Anche quello è sicuramente un incitamento a vivere, come dire, ad affrontare certe realtà piuttosto difficili, come quella del quartiere Brancaccio di Palermo, però come dire, senza dimenticare, senza scendere a compromessi, insomma, senza dimenticare quelli che sono i nostri valori. Non so, è molto bello quel film. Sì, appunto in questo film c'è un'altra bella frase chiave che dice Don Puglisi è un prete sublime, tipo Don Lorenzo Milani è stato uno dei nostri maestri del 68, forse lo sapete, non l'ha letta una professoressa, o tipo Don Ciotti adesso, e allora è anche il nostro Papa, è un personaggio, l'attuale Papa, anche il precedente non mi dispiaceva, precedente come intellettuale. Questo invece come uomo di carità, insomma, no? E appunto Don Puglisi dice: i sogni colorano il mondo, no? Mi piace sognare, so che combatto una battaglia che perderò, magari la guerra no, ma la battaglia la perderò, infatti viene ucciso. Però appunto non si può smettere di sognare, i sogni colorano il mondo. Ed è un po' quello che dice anche Anita, no? Io voglio creare un mondo
un mondo mio, insomma, un mondo separato che sia più bello di quello nel quale vivo, voglio scrivere. E quindi anche questo film su Don Puglisi è bello, cioè, tra Non so, se l'altro. avete delle domande, delle osservazioni da fare Sì, su perché questi film. se fate delle domande dico cose che interessano a chi mi ha fatto la domanda, altrimenti dico cose che interessano a me. Io queste cose agli studenti le ho sempre dette, no? Anche quando si fa gli esami di maturità, no? Sono un po' una truffa, perché l'esame di maturità è l'insegnante che chiede quello che sa lui, capite? E magari il ragazzo sa altre cose, gli esami di maturità ne ho fatti decine, da 63 da studente, poi da commissario, anche a Milano sono stato diverse volte. E allora però cerco sempre di valorizzare il ragazzo. Quando mi arriva la raccomandazione dico non c'è bisogno, io ragazzi li valorizzo sempre. Allora, se volete fare delle domande anche esterne, anche marginali rispetto a quello che ho detto, mi interessano, se no vado un po' avanti io. Ecco, allora dice qualche cosa che ha detto Faenza, ho avuto un colloquio con lui la vigilia di Natale, è venuto a Bologna, abbiamo parlato un po', l'avevo conosciuto prima. Dice: spesso mi chiedo come possiamo lamentarci delle nostre pene quando ci sono persone che hanno davvero vissuto l'inferno. Allora c'è una bella frase di Dostoevskij, dei Fratelli Karamazov, che dice: l'inferno è la sofferenza di non poter più amare. Cos'è l'inferno? Appunto, la sofferenza di non poter più amare. Notate come questa ragazza invece, nonostante tutto, ha visto morire, ha visto la madre ammazzata, il padre ammazzato. La zia che in qualche maniera è poco affettuosa con lei perché è una donna leggera, vanitosa, poco sensibile, ciò nonostante non perde la capacità di amare perché ama questo ragazzo, poi ama la vita, insomma, no? Quando torna la primavera lì a Praga, sapete che è ambientato il film tra i mondi, in realtà è stato girato in Alto Adige, ma dice è ambientato nella fiction, è ambientato nei monti della Slovacchia, no? Vicino a Praga. Allora c'è la neve, c'è il freddo, avete visto? Poi arriva la primavera, no? E arriva, dice, il maggio, sapete, i giorni più belli alla fine di maggio, no? Quando c'è il grano maturo, prima che lo taglino. E c'era questo maggio che andava verso giugno, tutto raccolorato, perfino i tetti delle case, no? E invece vedeva l'anima, per contrasto, l'anima buia, l'anima cupa, la faccia cupa di questo ragazzo che l'aveva messa incinta e che addirittura le dà della puttana perché è un ragazzaccio, è un brutto personaggio. È bello il fatto che l'autrice, questa Edith Bruck, fa vedere che il male ci può essere anche negli ebrei, capite? Quindi da una parte ci sono gli aguzzini tedeschi, dall'altra però c'è questo ragazzo che è un ebreo che è un altro carnefice, la ragazza stessa gli dice tu sei il mio carnefice, cioè il male non c'è razzismo, capite? Perché invece una cosa brutta di quando ero più giovane, quando ero bambino io negli anni 50 a Pesaro, nelle scuole insegnavano il razzismo antitedesco. Perché un discorso parla male dei nazisti, un altro parla male dei tedeschi, no? Si presentavano i tedeschi come un popolo di criminali, questo non va bene, questo è il razzismo, capite? Che non va bene né contro gli ebrei né contro i tedeschi, ma giusto? E allora appunto il regista fa vedere che ci può essere anche l'ebreo mascalzone, che è quel ragazzo, belloccio, per carità, l'avete visto, carino, no? Però il farabutto. Dopo c'era un altro film di Fassbinder, che sapete, la cinematografia tedesca degli anni 70 era all'avanguardia. C'era questo Fassbinder che in un film, Lili Marlène, fa vedere che da una parte ci sono i nazisti con i loro crimini, e dall'altra c'è una famiglia di borghesi ebrei che sono altrettanto cattivi, in maniera più subdola magari, dei nazisti. Quindi questo è interessante, no? Cioè il male, il bene può essere dappertutto, non c'è un popolo cattivo e un popolo buono, no? Lì da noi, per esempio, si dice, ah, in Lombardia sono leghisti, sono appunto destrorsi, leghisti, eccetera, ma io so che tra voce di tutto, insomma, no? E poi un leghista può essere una persona per bene, anche se è leghista, insomma, anche se da una parte diversa dalla mia. Vabbè. Appunto, l'aspetto positivo dei giovani è che hanno meno pregiudizi, no? Hanno meno incrostazioni, dopo hanno anche meno esperienza, meno conoscenza, meno parole a disposizione per esprimersi, però hanno meno pregiudizi e invece tanti adulti poi finiscono si formano su luoghi comuni, sui pregiudizi, no? Quindi mettono in soffitta il cervello. C'è Seneca che dice la maggior parte della gente si forma attraverso i rumores, quello che si dice, insomma, secondo i pettegolezzi, eccetera. E
e invece il bambino ancora si può salvare, no? Salvarsi vuol dire usare il proprio cervello, diventare critici. Allora, critico alla radice di crino, che vuol dire giudico, eh? Critici vuol dire essere in grado di giudicare e di non adagiarsi sui luoghi comuni, sul si dice, sul si fa, cioè avere un'identità, formarsi un'identità personale, non gregaria. Va bene, poi guardate, c'è un momento in cui Anita finisce in prigione, avete visto, pur là in Cecoslovacchia, quando non ci sono più i nazisti, che sono stati antisconfitti, lei finisce in prigione perché è un'immigrata, perché non ha i documenti in regola. Allora, lì in prigione, nel libro, si racconta che lei riceve una gentilezza, una cortesia da una delle carceriere e appunto nota questa gentilezza con grande riconoscenza. Quindi un altro aspetto bello dell'anima umana è la gratitudine, no? Cioè nella letteratura antica si nota l'ingratitudine come uno dei segni più negativi dell'anima umana. Questa ragazzina vede una donna che le rivolge una parola gentile e anche nei campi di concentramento ricorda che c'era un cuoco che era buono, capite? Quindi anche nelle situazioni più persecutorie, più infernali, trovi appunto un gesto di gentilezza, di cortesia e tu se sei dentro un'anima buona lo noti e gli dai grande importanza. Guardate, in greco carattere si dice tropos. Tropos è la parte verso la quale tu sei indirizzato, no? Trepomai vuol dire mi rivolgo, mi indirizzo. Se hai un carattere buono sei indirizzato al bene, noti il bene. Se hai un carattere cattivo invece noti il male, sei volto verso il male, quindi ricordi solo il male, noti solo il male e vedi solo il male. Questa ragazza invece, avete visto com'è luminosa, lei appunto, questa Anita è indirizzata verso il bene, così anche la protagonista del romanzo, e quindi nota le cose buone. Poi, ecco, avete visto quando sale sul camion alla fine, il camion che la porterà a Marsiglia dove prenderà la nave, dice io parto verso il futuro con un solo, parto verso il passato, anzi con un solo bagaglio, il futuro. Quindi appunto questa speranza in una vita nuova che però non cancelli l'antica. Perché appunto dal dolore si può trarre molta comprensione, no? Anche Hermann Hesse dice, a un certo punto viene in Siddhartha, il protagonista viene abbandonato, lasciato da un figlio, e prima ci soffre molto, poi dice, capì che appunto questo dolore mi era stato inflitto non perché io incancrenissi questa ferita, ma perché la facessi fiorire in tanta luce, capite? Quindi trarre dal dolore intelligenza, comprensione, amore, eccetera. Poi, qui vedo, ecco, il rabbino, c'è Monio Vadia che dirige quella festa, no? E canta in Yiddish, Yiddish è una specie di dialetto tedesco mischiato con parole ebraiche, insomma, tedesco parlato dagli ebrei che abitavano nell'Europa orientale, e allora ci sono i sottotitoli che dicono quando il rabbino canta, cantano tutti, quando il rabbino danza, danzano tutti, quando il rabbino piange, piange lui solo. Capite? Quindi un capo deve essere uno che dà l'esempio e che deve condividere le cose buone e tenersi per sé, invece quelle cattive. Un capo deve essere al servizio, no, del suo popolo e non il suo sfruttatore o il suo carnefice addirittura. Poi, ecco, avete visto la differenza di impostazione, di visione del mondo del ragazzo e della ragazza, no? La ragazza tende all'amore e invece il ragazzo al sesso, al rapporto di epidermidi. E quindi c'è questa incomprensione di fondo, no? Dice i maschi si tolgono i calzoni, le donne pensano all'amore, e del resto se l'umanità è sopravvissuta è molto grazie alle donne che credono nell'amore, insomma, no? Perché anche i bambini vengono poi vengono messi al mondo da entrambi i genitori, però poi vengono fatti sopravvivere soprattutto dalle madri perché spesso il padre è assente. Sapete che c'è nella letteratura greca c'è un dibattito, soprattutto in Eschilo, se conti più il padre o la madre nella produzione del figlio, no? Perché sapete che Oreste ha ammazzato la madre, che ha ucciso il padre, e allora c'è un processo
che deve decidere se condannare o assolvere Oreste. Poi Oreste viene assolto perché passa il principio, l'idea patriarcale che nella generazione conta più il padre è più importante. Però nella generazione non so, contano entrambi, però per la sopravvivenza, credo, anche per esperienza personale, che conti più la madre, insomma, no? Che se non avessimo avuto le madri, tanti di noi non sarebbero sopravvissuti. Sarebbero venuti al mondo, sì, anche solo con i padri, ma appunto le madri ci hanno fatto sopravvivere. E dopo la guerra, dice, togli identità, non sappiamo più chi siamo. Ecco, la guerra che toglie identità si trova molto anche nella tragedia greca, io risalgo sempre là. Per esempio, Sofocle, che è un poeta religioso, dice che Ares è il dio disonorato tra gli dei, perché la guerra toglie identità anche agli dei, insomma. Ecco, diceva il vostro professore che adesso possiamo un attimo fermarci. Vi ripeto, se volete chiedermi qualcosa, dopo qui ho tanto materiale, se volete sia sul film, sia sui libri di gli altri film di Faenza, sia sul libro di Edith Bruck, se volete ve lo mando. Il mio email è g.biselli@team.it, comunque il vostro insegnante ce l'ha, e ve lo mando tutto gratis, non sto facendo speculazioni o ricerche di profitto. Il mio profitto è che voi impariate qualcosa.